Si chiama Elan Katari, ha 19 anni di età, è una recluta israeliana e sta mettendo a dura prova la gerarchia militare di Israele per essersi proclamata umana nel giorno del suo reclutamento, sia pacifista sia obiettrice dell'occupazione militare dei territori, sia trans, sia ebrea, sefardita, discriminata. Si sarebbe rifiutata di partecipare alla repressione del popolo palestinese. Reputa Qatari è stata reclusa per una settimana nel carcere militare numero 6, esteriormente un maschio, ma nel suo interno però si sente una donna. Ed è così che sono stata punita due volte, avrebbe scritto alla Corte Suprema con l'aiuto di tre avvocati. Non solo è stata privata della libertà, ma viene adesso molestata pesantemente e schernita da altri militari. Per questo motivo vuole essere trasferita tra detenute donne. Elan Katari ha già destato attenzione in Israele per il suo blog provocatorio e per il suo ruolo in una pièce teatrale sulla violenza di natura sessuale. Katari avrebbe detto di essere stata sodomizzata quando aveva solo 15 anni di età, proprio da queste vicende personali, sarebbe giunta anche alla conclusione di non poter esercitare violenza sul popolo palestinese. Ma vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e un saluto a tutti.